diciamo, l'uscita dell'equilibrio del dibattito, no? Io partirei sin da subito leggendo un passo dell'introduzione. Quando sono tra il verde, tra i fiori, nei boschi, sento una differente carica e frequenza in me. E lo vedo dalle foto che ogni tanto mi immortalano, mi illumino, mi riempio di luce. Amo la natura, conosco il sapore di tante foglie, di molti semi e di svariati variopinti petali. Ne conosco anche alcune delle loro sacchentiture. Sono convinta che qualora mi occorra qualcosa, questa la troverò intorno a me e così accade. Infatti, Daniela definisce voce delle piante. Spieghiamo al nostro pubblico che cosa vuol dire. Questa è una bellissima domanda. Voce delle piante. Ma innanzitutto voglio ringraziare Maria Grazia di avermi dato questa opportunità, perché non ci vedevamo da molto tempo e perché sono molto emozionata di essere anche qui in Cilento, che è stata la mia patria per tanti anni. Ci ho vissuto 12 anni nel parco, in un paesino molto sud di qua, e ci ho lasciato il cuore, quindi appena ho l'opportunità sono sempre qui, e qui ho tanti cari amici, gli amici che sono anche qui, come dico. Voce delle piante, il libro è appena uscito, tra l'altro ce l'abbiamo fatta, cioè 5 giorni fa l'ho ricevuto. E voce delle piante perché? Perché le piante parlano, solo che non siamo proprio, non siamo più in grado di sentire e di vedere, non abbiamo più relazione. Anche gente, io quando sono arrivata in questo piccolo paesino di 4.000 ettari con 300 abitanti, pensavo con il mio compagno, gli dicevo, qui abbiamo ancora 20 anni prima che arrivi quello che c'è a nord qua. E invece in pochissimo tempo questa civilizzazione, non so come chiamarla, questa tecnologia è arrivata improvvisamente, è arrivata di corsa. Mantenendo però strade, come si chiamano, un po' sgarruppate, linea wifi che non funziona con una pioggia, quindi con tutti questi handicap, però ci siamo catapultati in un altro mondo, e invece di raccogliere nell'orto la gente andava al supermercato a Sapri o a Lauria, dove c'era un centro commerciale. Queste erano le gite che facevano. Voce delle piante perché, vi dicevo, le piante parlano se sappiamo ascoltarle, ma bisogna arrivare ad un livello, cioè regredire un attimo da tutto quello che abbiamo costruito. E poi fa parte del quotidiano. Vedi cellulare, io sono stata molto felice ieri di vedere che qui non c'è linea. Adesso c'è una nuova malattia, ne parlo anche nel libro, che si chiama burned out, no? Noi usiamo sempre, ne parlavamo ieri sera con Jamal e con Vladimir, usiamo sempre queste parole straniere, cioè siamo consumati proprio, bruciati da tutta questa tecnologia e non riusciamo a farne a meno. Questo ci permette anche di fare riferimento ad un altro tema di cui tu parli, la cura, ovvero cura del pianeta. A cosa ti riferisci? Allora, ci sono delle parole, abbiamo completamente dimenticato anche il senso delle parole, cioè pulire oggi, anche in questi paesi, io adesso vivo in Abruzzo da 7 anni, pulire vuol dire tagliare alberi e prato, cioè, perché quella è la pulizia secondo loro, cioè secondo noi umani. Allora. Quindi questo bel prato di ortica, che è una pianta fantastica, va bene contro la forfora, ferma la caduta dei capelli, è un ricostituente pazzesco, ci si può mangiare, si possono fare tisane, fumigata fa bene per l'asma, cioè ogni minima pianta ha una ricchezza infinita. E questo l'abbiamo dimenticato, quindi che cosa facciamo? Tagliamo tutto perché dà fastidio, diciamo che è disordine, e poi però lasciamo in terra l'immondizia, la plastica, i nostri rifiuti. I rifiuti, viene troppo chiaro, no? Noi rifiutiamo delle cose che non ci servono più e le lanciamo nell'ambiente. Infatti questo ci permette di arrivare al tuo primo libro, Hai mai iniziato il fiore di Lunaria, dove appunto tu dici, io esco di casa per preparare il pranzo, la cena, e faccio un baratto con terra madre, perché lei dà a me i frutti, mentre io tolgo a lei l'immondizia. Una lotta impari, però. Sì, questo
Allora, quando abitavo qui in Cilento, praticamente io sono arrivata poi dalla Germania, prima ero stata anche in Toscana, e dalla Germania ovviamente non avevamo lì la terra ed è tutto molto coltivato, io ero comunque in campagna, ma è una coltivazione intensiva, quindi ci sono veleni, non puoi raccogliere le erbe spontanee, quindi ero costretta ad acquistare biologico, che veniva quasi tutto dall'Italia e vi potete immaginare da dove, da Casoria. Il biologico Demeter arrivava da Casoria, quindi ho parlato con il responsabile di questo supermercato biologico dicendo scusa, senza nulla togliere a Casoria, dico ma sai che terra è? È la terra dei fuochi, cioè. E loro mi dicevano no, però è Demeter. E lì ho scoperto che il biologico non è che controllano la terra, controllano che la superficie sia pulita, che non vengano fatti dei trattamenti velenosi, però comunque le radici sono nei veleni. E quindi è niente, così sono arrivata qui e per me è stata una festa, cioè il vedere delle piante così rigogliose e non aver bisogno di niente, perché per qualsiasi cosa mi serve, ad esempio quando mi arrivavano i primi ospiti ero agitata perché allora quello vuole la bistecca al sangue, io non mangio tanta carne, proprio poca, raramente. Allora dovevo correre a prendere la bistecca, quell'altro non mangia più il pane perché... E quindi a un certo punto ho detto basta, non è possibile. Quindi quando arriva la gente a trovarmi, noi produciamo olio d'oliva, come facevamo già qui in Cilento, la nostra farina, poi mi vengono a trovare, metto un cesto a tutti in mare e dico andiamo, raccogliamo, torniamo, ammassiamo insieme, come si dice, facciamo... E mangiamo alle 4 del pomeriggio, che sarà mai. A questo proposito spieghiamo come nasce Mai Usato un Fiore di Lunaria prima di arrivare al tuo ultimo lavoro. Dunque, nel primo libro io non ho mai accennato alla parola, alla famosa malattia che non voglio neanche citare adesso, e neanche alla parola in inglese che si è usata, quindi io l'ho chiamato isolamento, no? Siamo stati isolati, ma io già vivevo così, quindi io non ho avuto isolata, no, perché... E poi mi piace abbracciare e baciare, per cui questo l'ho sofferto, quello dico anche nel libro. E che cosa volevo? Io ho sentito tante persone, soprattutto nel nord, che vivevano in quelli che sin da bimba chiamo i tostapanino, questi palazzi anonimi, ognuno in un appartamento dove senti l'altro che litiga di là, gente che non si conosce più perché escono la mattina, tornano la sera, vanno a letto, magari mangiano la cosa che si sono presi in una rosticceria, non lo so. È una vita per me molto triste. Certo, le scelte sono... cioè la mia scelta di vita non è stata una passeggiata, però oggi, forse l'età, l'ho accolta molto... sono molto serena. E, che cosa volevo? Volevo aiutare... coloro che forse sono arrivati poco prima del passo ma che hanno timore perché bisogna avere un lavoro, perché bisogna avere una macchina decente, perché bisogna avere dei vestiti di un certo tipo, perché bisogna farsi vedere in certi locali. Ecco, questa gente che è pronta a fare il salto ma ha ancora paura, perché la paura è da 3 anni che si è anche ancora di più accentuata. E hai mai annusato un fiore di lunaria, di bellezza, cura ed essenzialità, è proprio il mio diario dove mostro, ci sono tantissime foto, dove mostravo la mia vita semplice con un fiore, vedere sbocciare un fiore felice, quindi parto, vado a fare la foto, torno, mi faccio il mio erbario. Di sapere che esiste anche dell'altro, che noi veniamo da là. Adesso tanti dicono, ma i miei nonni erano contadini, cioè, parliamoci chiaro, tutti i nostri nonni erano contadini, a meno che siamo stati nobili, comunque anche i nobili erano proprietari di terra e governavano le terre, quindi tutti abbiamo lavorato. E mi ricordo sempre anche quello che dice la mia nonna, per tornare alla cura, no? Lei, quando io lasciavo l'avanzo, mi diceva, in dialetto abruzzese, io 2 nonni, una campana e una abruzzese, mi diceva, quella fame neira. E allora io mi sentivo in colpa, però non ce la faccio. Quindi perché comprare così tanto? Possiamo fare con molti di più. Sì,
quindi è non fa un fiore di lunario.